Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e al consueto video acquisti. Adesso ho unito gli acquisti del mese di giugno con quelli fino alla metà di luglio, perché non avevo comprato chissà tanta roba. Allora, ma sì, dai, per non fare due video ne ho fatto uno solo. Allora iniziamo con il gioco forse, anzi, il gioco più bello finora acquistato nel 2013, ovvero The Last of Us, come avete visto dal mio unboxing della Jewel Edition. Poi ho recuperato, visto che ce li ho tutti, mi mancava il 3, ovvero Assassin's Creed 3 Washington Edition, che comprende tutte le DLC. Quindi questo mi mancava, vabbè, non cambia niente, c'è semplicemente questa custodia in cartone con il nostro Connor un po' in rilievo e niente, qua c'è scritto da non vendere separatamente. Poi, un gioco che mi ha deluso, che ho usato anche per fare il mio preview nel contest di Beppe, Ezio Editore Remme, che è Remember Me. Avete visto anche questo nell'unboxing, non è che fa cagare, però ci sono ste cazze di combo qua che non è che si capisce tantissimo, però vabbè, dai, come loro primo gioco direi che va perdonato, dai. E poi ultimo gioco acquistato a giugno, Skyrim, la Premium Edition, che ho usato ho fatto l'unboxing di questa collector per il contest dell'amico Vito. E questi sono, diciamo, gli acquisti che ho fatto nel mese di giugno. Ora, per questa prima metà di luglio ho fatto solo due acquisti, ovvero MotoGP 2013. Ho visto alcuni gameplay e poi vabbè, io ho patito di moto, ovviamente non poteva mancare, sia di Formula 1 che di moto non possono mancarmi. Devo dire che rispetto al 2010-2011 fa meno cagare, la grafica non è questo granché, ma la guidabilità delle moto ha un bel setting da arcade a simulazione, infatti se si mette tutto a palla non è molto easy. E ultimo acquisto fatto ieri, perché l'ho trovato a 20 franchi al Media Market, che sarebbe il Media World in Italia, Need for Speed Most Wanted. L'ho provato un attimino e vabbè, ma sempre guidabilità di merda, però vabbè, dai, boh, per aver speso così poco diciamo che mi accontento, dai. Preferisco Forza Horizon comunque nel genere. E quindi niente, questo qua è un povero video acquisti, perché ovviamente i denari non è che sono questi, anche perché avete visto che ho appena preso la GoPro. Sto mettendo via i soldi per fare l'upgrade al mio PC, che purtroppo ultimamente sta facendo un po' le bizze, per quello anche che sto rallentando un po' con gli upload dei gameplay, anche perché quando devo fare il rendering e l'editing del video ci mette più del tempo, vuoi il caldo, vuoi che ne so, allora ne approfitto per, diciamo, fare i miei giri. Tra l'altro fra un po' arriveranno dei video fatti con la GoPro, ne ho fatti alcuni ma non ho registrato come doveva. E quindi niente, questo breve video acquisti finisce qui e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao da Genetic DNA.